Buon pomeriggio, sono Marco Tittarelli, storico dell'arte della Pinacoteca Civica Francesco Podesti e Galleria d'Arte Moderna della città di Ancona. Lavoro per la cooperativa Le Macchine Celibi, che gestiscono i servizi museali dei musei civici della città. Oggi, per questo sesto appuntamento del ciclo Dentro e Fuori i Musei Civici, parleremo di Carlo Maratta, uno dei pittori illustri del Seicento e uno dei pochi artisti che ha goduto tanta fama in vita quanto silenzio dopo la morte. Infatti ho il sospetto che molti di voi non conoscano Maratta, ma sono sicuro che chi è di Camerano avrà sentito più volte pronunciare questo nome. Infatti l'artista proviene dalla cittadina che sorge all'ombra del Monte Conero, ma guadagna la sua fama e la gloria nella capitale, dove per mezzo secolo domina la scena artistica. Abbiamo un'attenta e puntuale biografia dell'artista inserita nelle vite dei pittori, scultori e architetti moderni, scritta da Giovan Pietro Bellori, intellettuale, antiquario, che come pochi è riuscito a raccontare le contraddizioni della Roma del Seicento e a descrivere il contesto in cui si muoveva Maratta, per il quale il Bellori aveva una profonda stima. Ma adesso basta, immergiamoci nella pittura di Carlo Maratta. Però prima vi voglio mostrare un suo autoritratto per farvi capire con chi avremo a che fare. Vedete l'artista che con sguardo assorto è intento nel proprio lavoro. Già dalla postura, dagli indumenti, dalla cura con cui sono presentati i folti capelli ricci, abbiamo un'idea del personaggio e della sua consapevolezza delle sue doti e del suo prestigio. Ma questo non basta all'artista per sottolineare la sua personalità. Infatti, se vedete alle spalle del personaggio, abbiamo una scena dove l'allegoria della pittura in ginocchio è intenta a incidere sullo scudo di Minerva il nome dell'artista. Ecco, questo è Carlo Maratta. Carlo Maratta nasce a Camerano il 15 maggio del 1625 da Tommaso Maratta, di origine dalmata, da Faustina Masini. Prende il nome di Carlo perché la madre è molto devota a San Carlo e sin da subito mostra una propensione per la pittura e per l'arte, tanto da spingere alcuni esponenti illustri e autorevoli della comunità di Camerano a condurlo a Roma, dove poter apprendere la professione. Il Bellori ci dice che sia stato il fratello uterino di Carlo, Bernabeo, già pittore nella capitale, a introdurlo nella bottega di Andrea Sacchi, dove il giovane Carlo avrà la possibilità di confrontarsi con i modelli della tradizione artistica romana. Una delle prime opere che l'artista realizza è La Madonna con il Bambino tra i Santi Monica, Domenico e Agostino, commissionata da Domenico Corraducci per la chiesa parrocchiale di Camerano. Stella Rudolph, una delle massime studiose dell'artista, data quest'opera intorno al 1644, in un momento in cui il Maratta tenta di sintetizzare la composizione e di contrapporsi all'esuberanza del barocco romano. Infatti, nella capitale, nella scena artistica della capitale, era caratterizzata da una pluralità di stili, spesso in contrapposizione tra loro, divergenti per caratteristiche. Da una parte, infatti, abbiamo i grandi esponenti della pittura barocca romana, come Pietro da Cortona o come Giovan Battista Gaulli, detto il Baciccio, che sfondano i soffitti delle chiese dei palazzi romani, aprendo degli illusori scorci di cielo abitati da divinità pagane o cristiane. Tutti presi in un vortice addensato di gesti, di emozioni, di natura, di architetture, creando scenografie magniloquenti che incantano gli occhi. Dall'altra parte abbiamo artisti più tendenti al classicismo, come Domenichino, come Guido Reni, legati a un concetto di bellezza, di idealizzazione, come aspirazione suprema a cui la creazione artistica dovrebbe tendere. Carlo Maratta si inserisce al centro, in mezzo fra queste tendenze e riesce ad emergere grazie al suo ingegno artistico e alla frequentazione dei salotti romani.
Dal 1647 al 1649 l'artista soggiorna ad Ancona, dove probabilmente intesserà delle proficue relazioni con la classe dirigente cittadina. In questa occasione avrà la possibilità di confrontarsi con la Palagozzi, con il capolavoro di Tiziano e con le altre eccellenze artistiche venete, bolognesi, romane diffuse nel territorio anconetano. Ritornato a Roma pochi anni dopo, nel 1650, realizza la Natività per la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. L'opera sintetizza quella che sarà la maniera prediletta dell'artista, cioè una composizione misurata, scandita da un ritmo classicista, cioè rivolta a un ideale di bellezza e di naturalezza che per primo Raffaello aveva consegnato alla storia dell'arte. Con la Natività si apre una stagione piena di impegni e di committenze per Maratta. Infatti, lavorerà per ben otto papi, per ricchi banchieri e per potenti cardinali, fino a raggiungere anche le corti di Luigi XIV e dell'imperatrice Eleonora d'Austria. Riceve anche incarichi istituzionali, come quello di direttore, o meglio detto principe, dell'Accademia di San Luca, che ricoprerà in tre occasioni. Sovrintenderà ai cantieri romani inaugurati da Clemente XI e sarà nominato nel 1693 come custode e restauratore degli affreschi di Raffaello nelle sale vaticane da Innocenzo XII. Il 14 ottobre del 1671 l'artista è di nuovo ad Ancona, questa volta però per un motivo ben preciso: stipulare un contratto per la realizzazione di un'opera per conto di Giovanni Pietro Nembrini, patrizio anconetano di origine bergamasca. L'artista ha già fornito al committente un disegno preparatorio che dà l'idea grosso modo di quella che sarà la composizione. Nella parte alta abbiamo la Madonna con il bambino seduta su un trono di nuvole, mentre al di sotto San Nicola, San Francesco di Sales e per ultimo San Ambrogio. Esistono due disegni preparatori dell'opera, uno dei quali è stato individuato da Costanza Costanzi ed è oggi custodito nel Museo Civico di Osimo. La presenza di San Nicola all'interno dell'opera è emblematica, infatti la pala era stata realizzata per la chiesa omonima che si trovava ad Ancona, chiesa che però è stata poi demolita nel 1821 per lasciare spazio alla costruzione del Teatro delle Muse. Immaginatevi per un momento di poter accedere alla chiesa, di percorrere la navata principale che conduce all'altare maggiore dove è posta l'opera, più in alto però rispetto al vostro punto di vista frontale. Gli occhi saranno accompagnati nella lettura passo passo della composizione, stazionando su ogni santo e iniziando un percorso sinuoso che vi conduce fino al trionfo della divinità in un cielo incandescente. L'illusione dell'ascesa è un espediente scenico che cattura e coinvolge lo spettatore, come nella migliore tradizione barocca. Ma il Maratta non si fa prendere dagli eccessi e bilancia la composizione con una suprema armonia che si percepisce negli sguardi, nei gesti, nelle pose dei personaggi. L'opera del Nembrini è stata realizzata nel 1672, come si legge nella costa del libro sorretto dal putto che si trova al centro della scena. Pagata 400 scudi e terminata in 18 mesi, tempistiche relativamente brevi per l'artista, dato che era solito dilungarsi molto sulla lavorazione di un'opera. Infatti, per esempio, Agostino Chigi, il nipote di Alessandro VII Papa, ha dovuto attendere 6 anni per vedere terminata la sua Immacolata Concezione, commissionata nel 1665 e terminata nel 1671. L'opera in questione ha delle similitudini puntuali, infatti il San Francesco di Sales potrebbe essere stato utilizzato come modello per quello presente nella pala anconetana. Un pittore così famoso e richiesto non poteva non avere una bottega operosa con allievi e discepoli che diffondessero il suo stile e il suo gusto. Infatti si assiste al moltiplicarsi di seguaci che operano
nel segno di Maratta nelle Marche. Ne sono un esempio le opere custodite nella Pinacoteca di Ancona, che presentano una chiara provenienza marattesca, ma che sono di difficile attribuzione. Una di queste è proveniente dalla collezione Mancinforte, che annoverava altre opere realizzate dall'artista, è l'Adorazione dei Magi, che riprende quasi puntualmente un acquaforte del maestro. Un'altra opera con lo stesso tema ma con un impianto compositivo differente ed è riconducibile alla bottega del maestro è custodita nel Palazzo Vescovile della città dorica. Sempre nel Palazzo Vescovile è esposta un'altra tela rappresentante il Cristo e la Samaritana al pozzo, sempre di bottega, ma sempre riconducibile al modello noto del maestro. Maratta rimane comunque sempre legato alla sua terra d'origine, richiede formalmente di essere annoverato fra i cittadini anconetani e lascia nel suo testamento un dono al suo borgo natio. Infatti invia a Camerano, in onore della defunta madre, le spoglie di Santa Faustina Martire, che vengono poste nella chiesa, di San Nicola. Sempre per la Chiesa, il Maratta realizza un'opera, probabilmente con i suoi collaboratori, raffigurante il santo di Bari. Carlo Maratta muore il 15 dicembre del 1713 all'età di 88 anni, una vita lunga e segnata dal successo. Ma allora perché la critica successiva si è spesso divisa nella valutazione della sua pittura o lo ha dimenticato? Come già detto, al maestro dobbiamo riconoscere la capacità di aver condensato in un'unica maniera tanti stili diversi, una maniera eccellente per le funzioni propagandistiche e celebrative, ma forse troppo legata all'emulazione dei grandi maestri e quindi a discapito di una propria creatività. In sostanza, il confidare nella virtù dell'ingegno, nella capacità di creare composizioni perfette a livello estetico lo hanno allontanato dallo studio della natura, dal tentativo di avvicinarsi con la pittura alla rappresentazione del mondo, alla descrizione della realtà. Quindi un genio della pittura limitato dal suo stesso ingegno. Finisce qui la nostra immersione nell'arte di Carlo Maratta. Io spero che questa visita vi sia piaciuta e vi saluto. A presto.